Unboxing di Sony Xperia Z1 Compact, lo smartphone top di gamma ma dalle dimensioni compatte che Sony vende a meno di 500 euro. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Dopo un po' di tribolare, l'avete atteso per così dire a lungo, eccolo qua, Sony Xperia Z1 Compact. Questa è la confezione compatta anche a sua volta, come il nome fa intendere, per lo smartphone. Dietro abbiamo le caratteristiche salienti, almeno dal punto di vista di Sony, quindi abbiamo una fotocamera da 20.7 megapixel, sensore Exmor RS, processore per l'immagine dedicato Bionz for Mobile, schermo Triluminos, processore quad-core, aggiungo io, Snapdragon 800 da 2.2 GHz con processore grafico Adreno 330, schermo da 4 pollici e 3, quindi un pochino più contenuto rispetto a come i top di gamma ci hanno abituato al giorno d'oggi, con risoluzione però HD 1280x720 pixel. Abbiamo poi connettività LTE fino a 150 MB per secondo, la Wi-Fi che supporta anche l'ultimissimo standard AC, Bluetooth 4.0, e infine abbiamo una batteria da 2300 mAh, senza dimenticare il fatto che lo smartphone è resistente a polvere e acqua, quindi certificazione IP78. La colorazione che proviamo noi è questo lime, che non ci farà sicuramente passare inosservati nella prossima fiera di Barcellona. Lo porteremo con noi e lo stresseremo per bene. Alimentatore da parete da, vediamo quanti ampere, da x ampere, x stanno per 1500 mAh, quindi un ampere e mezzo. Cavo USB micro USB, e questo slot vuoto è lo slot dedicato alle cuffie, che nelle confezioni di prova sono sempre assenti. Abbiamo le varie plastiche che lo coprono. Comunque, fotocamera da 20 megapixel con il LED flash, indicatore NFC, slot per la micro SD, slot per la micro SIM, quindi memoria espandibile. Qua sotto dovremo avere il connettore per la ricarica, anzi no, il connettore per la SIM, quindi quello per la ricarica è qua sopra. Jack audio da 3.5, aperto, quindi senza sportellino da dover sollevare. Tasto di accensione, bilanciare del volume, tasto di scatto, foro per inserire un laccetto, grosso speaker. Mentre l'accendo, aggiungo che nella confezione italiana di Xperia Z1 Compact sarà presente anche un cavo USB on the go, per permettervi di collegare i cavi di altri smartphone e quindi trasferire attraverso questo accessorio i dati dal vostro precedente modello. Per questo unboxing di Z1 Compact è tutto, torneremo dopo la fiera con una recensione completa di questo smartphone. Nel frattempo potete andare sul nostro forum androidworld.it/forum, farci domande su Z1 Compact e noi le useremo come base poi per la recensione finale. Un saluto a tutti da Emanuele Cisotti per androidworld.it.